Dopo le immagini del premio Fedeltà, ci spostiamo a San Miniato Basso per seguire insieme questo Gran Premio Misericordia di San Miniato Basso, gara valevole per la categoria donne esordienti primo e secondo anno e per le donne allieve. Ricordiamolo, gara valevole anche come campionato regionale che vede al via tra partenti regionali ed ex regionali per quanto riguarda la categoria esordienti ben 89 Atlete per quanto riguarda la categoria allieve, ben 61 atlete alla partenza. E focalizziamoci subito sulla gara che interessa le categorie esordienti, primo e secondo anno. Ricordiamo la gara organizzata da eh, Roberto Fabri del team Lady Bike, insieme all'aiuto della Misericordia che quest'anno festeggia il suo. Centenario dopo la fondazione della Misericordia, che fu nel 1911, e poi nel 1912 ci fu appunto l'inaugurazione della Misericordia, anche con il gruppo sportivo che ne faceva parte. Ricordavo tante atlete partenti quest'oggi, anche atlete di grande spicco, come possiamo vedere nella classifica nazionale, abbiamo. Una vece Miriam del Team Valcar, insieme a lei della stessa squadra, anche Persico Silvia e Morgenti Elisa, già vincitrici in que di quest'anno. Poi anche la Elisa Wacherman della Polisportiva, Molinello Foton Servetto. E per rimanere in casa nostra, con della GS Butese, la Prisciandaro Noemi, già vincitrice anche lei quest'anno di una corsa. E poi anche la Zilli Valeria dell'SC Gastone. Nencini. Manca la prima classificata per ora della classifica nazionale Alzini-Martina ma questo non toglie la grande qualità che si è presentata qui oggi a Samminiato Basso e andrei intanto con l'immagine vediamo abbiamo visto eh, il, lo schieramento delle atlete del team Valcar e andrei a ricordare subito coloro che hanno dato il loro appoggio a questa manifestazione qui oggi, che sono la Carismi, la Cassa di Risparmio di San Miniato, la Tecnocom, impianti e componenti per il trattamento acque, la elettromeccanica M.G. e poi a seguire anche troviamo la Priori, di, che fa tessuti, tendaggi da interno, divani e tende da sole, e poi tanti altri sponsor che andremo a ricordare più in là che andiamo nella... Vivo della corsa, abbiamo visto intanto le atlete che si schieravano per la partenza ufficiosa. Partenza che verrà data dal mossiere vice governatore della Misericordia ovvero Alessandro Mancini. Mancava quest'oggi il governatore della Misericordia Franco Giorgi, che purtroppo per un malore non è riuscito a essere partecipe alla gara. Intanto le atlete si spostano. Dalla partenza ufficiosa verso quella ufficiale, un trasferimento di quasi un chilometro per le atlete, ricordiamolo della categoria primo e secondo anno. Intanto le vediamo schierate sulla linea di partenza. E come dicevo il mossiere di questa gara è stato il vice governatore Alessandro Mancini che ha dato il via a questo Gran Premio Misericordia di San Miniato Basso. Andiamo a vedere un attimo il giro anche che affronteranno le atlete. Faranno, percorreranno un primo giro lungo di una lunghezza di 17 km e poi dovranno affrontare un circuito da ripetere due volte con una lunghezza di eh, 4 km. Atlete che sono partite in questo momento, andatura per ora molto tranquilla, vediamo anche esponenti della Potente andrei a ricordare quelle che sono le squadre che hanno preso il via qui oggi, ovvero Lucci Ponte a la GS Borgo Nuovo Miglio, la SC Pedale Toscano Ponticino, la ACD Costa Etrusca, la Piano di Mommiola, la Abitare Corn, la Nuova Sfinge Alma, la GS Butese, la SC Olimpia, poi a seguire anche la GS Arezzo Bike, la Polisportiva Mille Luci, la Polisportiva Marina... Di Cecina, anche la Molinello Futon Servetto, poi la Villongo per quanto riguarda le eh, squadre extra regionali, anche il Team Valcar, la Cadeo Carpaneto, la Serra Mazzoni, la Potentia e la Osimo Stazione. E siamo con un primo tentativo di attacco, è Capasa Irene della polisportiva. Mille Luci che prova ad allungare, che guadagna una ventina di metri sul gruppo, che comunque non lascia per ora spazi. Gruppo che è sempre compatto, anche se allungato. Ne vediamo sempre. Questi 20 metri dell'atleta della polisportiva Mille Luci che cercava di venire via dal folto del gruppo. Abbiamo visto, intanto, col numero 8 Alfani Daniela della Costa Etrusca a tirare il gruppo. Gruppo che adesso. Si schiera sull'intera sede stradale, adesso con il numero 46 abbiamo visto davanti Torosani e Lisa della Villongo, una secondo anno che eh, fa parte delle squadre extra regionali. Andrei a ricordare anche coloro che hanno dato un contributo quest'oggi come l'OCIP di Pistoia e con radio informazioni di Fabrizio Falconcini. Ricordiamolo sia per le categorie esordienti che per le categorie allievi ci sarà un traguardo volante posto quando mancherà un giro alla conclusione, quindi al suono della campana gli atleti Andranno ad affrontare sia per la categoria esordienti che per la categoria allievi il traguardo volante. Ricordiamo anche quelli che sono tipo il presidente di giuria Bertolaccini Alessio, poi il componente Poli Luciano, il giudice di arrivo Martorini Alberto, il giudice in moto Martorini Matteo, il direttore di corsa Valori Sauro e il vice direttore Bellini Giancarlo. Per la vestizione delle maglie invece di campionesse regionali, che sono ben tre, una per la prima classificata della categoria esordienti primo anno, una per la prima del, degli esordienti secondo anno e poi per l'esponente della categoria allievi, saranno i consiglieri regionali Antonio Sferruzza e Alberto Mazzoni che eh, avranno l'onore di porre le maglie alle vincitrici. Presente sul percorso quest'oggi... E eh, anche alla premiazione ci sarà il sindaco di San Miniato, ovvero Vittorio Gabbanini, che è voluto essere presente in tutti i modi a questa manifestazione qui oggi. Manifestazione a livello femminile che è raro vedere nelle nostre, nelle nostre strade, nelle nostre zone qui in Toscana, ma anche a livello nazionale. Un grande Roberto Fabbri, eh, presidente della Lady Bike Team insieme in collaborazione anche alla Wiener, ha fatto sì che quest'oggi ci fosse una grande giornata di ciclismo rosa e sta, aveva dato anche il suo contributo gli anni passati facendo sì che questo movimento potesse ancora andare avanti. Intanto l'andatura inizia a elevarsi in vista del traguardo volante e vediamo che l'atleta con il numero 59 ovvero Barbieri Rachele della C Serra Mazzoni che allunga sul gruppo per provare a prendersi il traguardo volante ed è sempre Barbieri Rachele davanti che va a prendersi appunto il primo e l'unico traguardo volante di giornata, ricordiamolo, Barbieri Rachele anche campionessa italiana nell'anno 2011 per la specialità del ciclo cross. Siamo con le immagini adesso davanti alla chiesa che contraddistingue San Miniato Basso e... Gruppo sempre compatto, c'è cioè grande controllo per quanto riguarda le atlete del gruppo. Molte maglie del team Valcar davanti. Un team Valcar che eh, abbiamo visto da un paio d'anni a questa parte sempre molto presente davanti. Anche maglie Wiener, anche maglie della Potentia. E adesso il team Valcar che decide di prendere in mano la situazione, ben 15 le atlete facenti parte per la categoria juniores di questa squadra lombarda e vediamo anche maglie nuova sfinge davanti che stanno cercando di tenere il ritmo possiamo dire elevato per essere una gara esordienti eh, donne il ritmo che adesso sta eh, proponendo la numero 28 trattasi di eh, morzenti lisa ricordiamo Team Valcar e andrei a ricordare altri Esponenti che hanno dato il loro contributo qui oggi, come la Rico Sport, anche l'Agenzia di Santa Croce sull'Arno, San Miniato delle Assicurazioni Generali, l'Alberta Boutique, e siamo con le immagini all'arrivo. Volata generale per quanto riguarda questa prima. Gara degli esordienti, primo e secondo anno. Vediamo una maglia Valcar davanti e sembra poter vincere. Ed è invece Miriam che vince davanti a Nani Giulia, poi Prisciandaro Noemi, Persico Silvia, Bonfatti Alessia, Tomi Giulia, Betty Lucrezia, Manfredi Jessica, De Laurentiis Giorgia e Signoroni Liscia. Quindi quarta vittoria stagionale per l'atleta del team Valcar. E vediamo adesso le campionesse regionali che sono, per quanto riguarda le, eh, la categoria dei sorgenti del primo anno, Betty Lucrezia della nuova Sfinge e per il secondo anno, la Prisciandaro Noemi. Vediamo la vestizione in questo momento delle maglie e andiamo a sentire anche le dichiarazioni delle vincitrici di quest'oggi. Siamo con la campionessa regionale Pisciandro Noemi della Butese. Insomma Noemi, una vittoria per te quest'anno. Oggi non è arrivata la vittoria ma comunque la conquista della maglia campionessa regionale. Sì, eh, la vittoria, c'è sempre molto tempo per vincere anche contro quelle molto più forti, ma però ce l'ho fatta a vincere la maglia e sono, per ora sono contenta così. Quindi ti auguro di poter portare altri successi alla tua stagione. A chi vogliamo dedicare questa maglia campione regionale? E alla squadra, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi vogliono bene. Betty Lucrezia, campionessa regionale per quanto riguarda le esordienze del primo anno. Insomma, Lucrezia, una corsa che è andata, possiamo dire, veramente alla grande anche per te con la conquista di questa maglia. Sì, sì ho fatto una bella volata e da tanto conto su questa vittoria. A chi vogliamo dedicare questa maglia? Agli allenatori e alle mie compagne di squadra. Siamo con la vincitrice di oggi, Miriam Vesce. Miriam, quarta vittoria per te quest'anno, sei una fra le più dotate tra quella che è la classifica nazionale. Com'è andata la tua volata? Spiegacelo un po'. Beh sono partita molto lunga, sono partito 300 metri dopo che la mia compagna di squadra si era spostata. Mi sono voltata più o meno 150 metri, ho visto che avevo una ruota, allora ho messo giù la testa e sono andata fino alla riga. Dopo aver seguito insieme la gara relativa alla categoria esordienti primo e secondo anno, ci spostiamo per quanto riguarda adesso la categoria delle donne allieve. Stesso iter anche per loro, quindi misurazione, rapporti e poi presentazione al, firmi, al foglio di partenza per eh, mettersi a disposizione di coloro che volessero scattare una foto ricordo. Tanto come vediamo anche allo striscione, gara organizzata da Lucì Ponte Pontea Egola e anche eh, da Roberto Fabbri, ricordiamo, presidente del team Lady Bike, e anche eh, con l'aiuto della Misericordia che andrei a ricordare che quest'anno compie 100 anni. Per eh, la categoria allieve lo, il percorso è lo stesso, quindi 17 km iniziali con un percorso in linea per poi passare a compiere il circuito che eh, vedrà gli atlete eh, terminare questa manifestazione, circuito che però a differenza della categoria esordienti primo e secondo anno avrà un totale di... 4 giri anziché 2, quindi ultime rifiniture per quanto riguarda le atlete allieve che si presteranno a portarsi verso la partenza ufficiosa e per poi spostarsi dopo un chilometro verso la partenza ufficiale. Mossiere anche per quanto riguarda la categoria allieve, anche qui il vice governatore Alessandro Mancini, vice governatore ricordiamolo della Misericordia, intanto vediamo Fabri insieme alle ragazze della Wiener, società eh, extra regionale, e andrei a ricordare invece i partenti per quanto riguarda eh, la gara allieve che sono ben 61 ragazze che prenderanno... Il via: andrei a ricordare immediatamente le squadre che partiranno, ovvero la Polisportiva Mille Luci, la Costa Etrusca, la San Cascianese, la Butese, poi la Empolese Bilindelli, la Olimpia, la Esperia Piasco, la Molinello Futon Servetto, la Villongo, il Team Valcar, la Cadeo, la Fidenza Tre Colli, Serra Mazzoni a seguire, poi Tonino Lamborghini, Wiener Factory Team, la Potentia, la Osimo Stazione, la Euro Target e la Costa Etrusca col numero 8 la eh, ragazza Tassoni Martina. Quindi via ufficiale, ricordiamolo dato dal vice governatore, ovvero Alessandro Mancini per questi atlete della categoria allieve che si andranno a disputare oltre alla vittoria della gara odierna anche quello che è il campionato regionale che si svolge oggi qui a San Miniato Basso. Come dicevo prima, tante atlete che hanno preso il via quest'oggi, tante atlete che è difficile vedere. Ad una gara riservata alla categoria donne, anche perché sappiamo che il movimento sta andando a calare, sta perdendo un po' di importanza. Ma ringraziamo tutti coloro che danno il cuore e l'anima per far sì che anche queste ragazze possano correre. Quest'oggi, mentre scorrono le immagini, ricordiamo altri componenti che hanno. Eh, dato aiuto a questa gara, ovvero la Peugeot Suzuki, la Pontagolese SNC, Vendita e Assistenza, poi la Ghiropelli, la Macelleria Fratelli Nacci, la Cerbioni, la Bottega delle Idee, le Calzature da Mario, la eh, Foto Ottica Mascagni, la Cabe poi Capelli e Capelli Jolly, Autocarrozzeria e Fiori e Piante, Leda Ferri, Panificio e Rossi a concludere lo scalo che è di steccheria e salumeria sempre gruppo compatto per quanto riguarda anche la gara degli allievi gruppo compatto eh, dopo 10 km siamo nell'abitato in questo momento di San Romano possiamo dire unica asperità di giornata un falso piano che eh, porterà poi le atlete di nuovo verso la località di Ponte Egola, poi Catena e per ritornare verso l'arrivo a San Miniato Basso. Ricordiamolo, anche per la categoria delle donne allieve ci sarà un traguardo volante che sarà posto, che sarà posto al suono della campana, quindi quando suonerà l'ultimo giro ci sarà anche per loro un traguardo a premio, che ricordiamolo, nella categoria esordienti primo e secondo anno era andato da giudicarselo Barbieri Rachele della Serna Mazzoni nonché campionessa italiana di ciclocross sempre nella categoria allievi ricordavamo prima nella categoria esordiente i grandi nomi che facevano parte alla manifestazione qui troviamo una Arianna Fidanza della Euro Target che quest'anno ha già eh, avuto due successi in questa stagione Abbiamo anche una Sara Wacherman della Polisportiva Molinello Futon Servetto, già protagonista in questa stagione, con un successo e anche un secondo e un terzo posto. Poi una Bellan Serena della Wiener Factory Team, anche lei vincitrice quest'anno. E per rimanere in casa nostra ritroviamo una Balducci Michela della GS Butese, che di vittorie per ora non ne ha conquistate, ma che sicuramente è una delle più attive a livello nazionale. Gruppo ancora compatto, andatura molto regolare, abbiamo visto davanti con il numero 18 Laura Spanò della Villongo, squadra extra regionale, atlete che stanno portando un grande controllo, mentre adesso iniziano i primi scatti ed è con il numero 49 Fabioni Alessia della Wiener Factory Team, ma niente di fatto in vista del primo passaggio sotto il traguardo, che sta a significare il termine del giro lungo di 17 km. Adesso iniziano anche per loro i quattro giri del circuito e come dicevo prima per rimanere nelle strade di casa ritroviamo con il numero 10, una Michela Balducci della GS Butese che ha guadagnato qualcosa su altre contraattaccanti all'inseguimento che ci segnalano essere con il numero 46 Bellan, con il numero 39 Morelli, con il 21 Riscali, con il 58 Maffei con il 56 Fidanza e con il 17 la Wackerman. Il gruppo invece ancora un pochino più attardato a 50 metri. Intanto con il numero 46 rientra sulla Valducci la Bellan della Wiener e vediamo si forma al comando un gruppetto che ha un leggero margine di vantaggio su quello che è il gruppo adesso trainato dalla numero 37, ovvero Ferrari Sara della Ciserra Mazzoni, gruppo che eh, accusa un ritardo di una cinquantina di metri e che adesso si stende su tutta la sede stradale, non c'è per ora accordo da, per quanto riguarda il gruppo, ma è stato ripreso il tentativo precedente, ci troviamo con una nuova situazione davanti con il numero 45 troviamo l'atleta della Wiener Factory Team Reati Vittoria mentre con il numero 6 abbiamo Grandi Noemi della Mille Luci con il numero 18. Invece Laura Spanò della Villongo con il 23 la Fusari Imperatore della Team Valcar e con il numero 60 abbiamo Paola Fidanza della Euro Target e una Michela Balducci sempre molto attiva che era uscita dal gruppo tanto all'inseguimento e adesso si va a ricongiungere con quello che è il gruppetto davanti quando siamo al trentesimo chilometro e gruppo che insegue. Un'altra volta, ancora una volta il gruppo che è costretto a inseguire. Abbiamo visto con il numero 40 Luisa Zenna della Tonino Longo Borghini. Intanto con le immagini possiamo ammirare il paesaggio di San Miniato Basso. E ci spostiamo sempre con le atlete al comando in questo momento. È ricambiata nuovamente quella che è la situazione quando siamo ai 36esimo chilometro e passeranno adesso sotto lo striscione di arrivo dove sarà posto il traguardo volante. Le atlete davanti sono. Con il numero 4, in questo momento Mati Francesca. Qui intanto con il numero 16 abbiamo la rappresentante dell'Esperia Magneto Alietta e il gruppo che insegue a poca distanza dal gruppetto davanti. Quindi, queste atleti si, andan si andranno a eh, lottare il traguardo volante che ci sarà sotto il passaggio sessione d'arrivo e sembrerebbe l'atleta contraddistinta dal numero 18 ovvero Laura Spano della Villongo che va ad aggiudicarsi traguardo volante e inizia così l'ultimo giro anche per le atlete della categoria allieve per questo campionato regionale adesso con il numero 21 vediamo l'Arescalide Team Valcar della Villongo sempre Laura Spano abbiamo visto un pochino più attardata la numero 46 il Bellan già vincitrice quest'anno ma che in questo momento si va a eh, riagganciare al duetto di testa e vedremo per ora il gruppo accusa un ritardo di 50 secondi mentre adesso passa la Maffei con un minimo ritardo sul terzetto al comando gruppo ricordiamolo a 50 secondi ritardo dalla vetta della, del, della corsa gruppo che per ora non si sta organizzando sembrerebbe eh, L'organizzazione un po' scarsa è sempre il terzetto al comando formato dalla Rescali, dalla Spano e dalla Bellan, la Maffei invece che non riesce ad agganciare il terzetto davanti ed è così che arrivano in volata quindi... Sarà, saranno la Rescali la Spanò e la Bellan a lottarsi la vittoria parte in questo momento lo sprint vediamo la Spanò davanti ma esce sulla destra Bellan che sembra poter vincere quest'oggi vediamo uno scontro Bellan Spanò ma è Bellan che si porta davanti ed è Bellan Bellan davanti a Spanò Laura poi Rescali Greta ma Face Angela e vediamo in questo momento proprio l'arrivo di Angela Maffei della Euro Target. Dietro la volata del gruppo compatto, vedremo chi andrà a giudicarsi il quinto posto. Vediamo volata a ranghi compatti ed è la Cerretti Claudia davanti alla Sara Wachelman. Poi Balducci Michela, Magneto Alietta, poi Lotti Marina e Zenna Luisa. Quindi, bellissima vittoria di Serena Bellano, è la seconda per lei. Quest'anno è titolo regionale che va sulle spalle della Michela Balducci che già lo aveva conquistato nella categoria Esordienti. Quindi grandissima vincitrice quest'oggi del campionato regionale Michela Balducci. Andiamo con le interviste. Ed ecco qui con noi la vincitrice di quest'oggi Serena Bellam. Serena, terza vittoria per te quest'anno dopo un'altra vittoria su strada e quella a cronometro. Insomma, tante fughe da parte tua, alla fine è arrivata quella giusta. Sì, ho provato a tutti i costi, volevo tirarla fuori la fuga, sia io che i miei compagni di squadra. Poi all'ultimo giro, visto che comunque le altre erano molto stanche, io pure, ed era il momento buono per attaccare, ho attaccato in contropiede, sono riuscita a andare via io, poi mi hanno recuperato in quattro, Siamo, mi sono accollata loro, solo che una si è staccata, poi la volata, sono stata dietro fino all'ultimo, poi sono partita per la volata e ho vinto. A chi lo vogliamo dedicare questo mazzo di fiori? Vorrei dedicata a mia madre che non è più qui, però l'ho dedicata tutta lei anche perché è la festa della mamma e poi anche a un mio amico che è Nicolò Ferrari. Ed ecco con noi la campionessa toscana Michela Balducci. So Michela, un risultato un po' amaro alla fine della volata, però insomma una maglia che ti dà tanta soddisfazione anche per quanto riguarda questa stagione. Sì, oggi contava il campionato toscano, però eh, mi aspettavo un po' più, qualcosa di più in, in corsa. E la corsa è stata abbastanza tirata, ho provato a venire via tante volte ma senza grandi successi e all'ultimo è venuta via Signora Ballan con uno scalto di contropiede e è andata all'arrivo io sono rimasta nel secondo gruppetto e mi aspettavo qualcosa di più in volata ma il cioè, settimo posto va bene, la maglia l'ho presa e quindi va bene così per ora. Ecco, una maglia che comunque avevi già vestito anche nella categoria esordienti. A chi vogliamo dedicare questa vittoria di questo regionale? Ah, sicuramente la dedico alla mia squadra, al mio allenatore e alla mia famiglia che mi segue sempre e mi aiuta molto in questo sport. Roberto Fabri, presidente della Lady Bike, e organizzatore quest'oggi di questo campionato regionale a San Miniato. Insomma Roberto, sappiamo quali sono le difficoltà nel mondo femminile, sei uno dei pochi che tende a rianimare questo movimento. Anche oggi abbiamo visto, è venuto fuori alla fine della giornata un bello spettacolo. Sì, direi proprio di sì, c'è stata una grossa affluenza eh, oltre a tutte le regionali, anche molte extra regionali. È stato un bel numero, una bella partecipazione. La giornata ha retto bene, tutto ha funzionato bene, un'ottima collaborazione da parte della Misericordia che oltre ai locali bellissimi ha collaborato con una trentina di persone, tutte volontariato, un bel lavoro. Ci stiamo già proponendo per il prossimo anno. Come dicevi te, ehm... C'è la collaborazione, c'è stata la collaborazione della Misericordia che oggi festeggia i suoi 100 anni. E appunto ci dicevi, vi state già organizzando per il prossimo anno, ma quali sono le date prossime alle quali ti ritroveremo? Allora, per quanto mi riguarda, un'altra gara da me organizzata il 29 maggio all'Isola, sempre qui di Mignato, sempre femminile, categoria Challenger, aperta a tutte le regioni. Speriamo in una grossa affluenza anche là.